sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove? Se uno guarda con attenzione quello che sta accadendo nell'ultimo decennio nel Salento, si accorge che è in atto un vero e proprio attacco. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare. In Italia meglio non farsi operare. In Italia e non andare all'ospedale. In Italia la bella vita. C'è un interesse molto forte da parte delle multinazionali dell'edilizia, ci sono moltissimi gruppi che vorrebbero investire per costruire in questo territorio villaggi turistici, per costruire campi da golf, per un turismo di elite, una sorta di Sardegna numero due, visto che ormai la Sardegna è diventata impenetrabile perché è stato utilizzato al massimo la possibilità dell'edilizia e quindi creare un nuovo mercato nella penisola e in particolare nella penisola salentina può portare una movimentazione di tipo economico e quindi uno sviluppo di un'edilizia particolare fatta di villaggi turistici, compresa anche l'edilizia nei confronti delle strade, le nuove strade, le infrastrutture che si vogliono costruire. Un grosso investimento che potrebbe essere tranquillamente quantificato nel giro dai 5 ai 10 miliardi di euro come volume d'affari. Secondo tipo di attacco, se vogliamo così definirlo, da parte delle multinazionali della chimica, degli OGM, puntano alla trasformazione agricola del Salento, quindi la scomparsa o quasi scomparsa degli alberi di olivo secolari che sono un inciampo impossibile da superare per moltissime persone e uno sviluppo di un'agricoltura che invece porti a tipo di coltivazioni intensive, tipo il modello della Spagna oppure dell'Australia, con alta redditività ma scarsa qualità. Questo attacco, che non è soltanto salentino ma colpisce anche tutta l'Italia meridionale, in particolare anche la Basilicata, è quello del petrolio. C'è un interesse molto forte delle multinazionali, delle trivellazioni o multinazionali del petrolio, che hanno visto che in queste zone ci sono giacimenti di petrolio certamente di bassa qualità, ma comunque in un tempo come si prevede quello futuro, che c'è una scarsità di petrolio che potrebbe scomparire nel giro dei 50 anni, avere delle riserve in questa zona può essere interessante. Perfino il governo Renzi è molto interessato a questo aspetto. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua. Nel settore dell'energia le altre multinazionali interessate sono quelle del gas, che hanno addirittura teorizzato o programmato di costruire TAP, che è questo gasdotto che dovrebbe arrivare nella zona di San Foca, e l'altro il Poseidon che arriva ad Otranto, quindi la terra del Salento come terra di passaggio per il gas. La quinta area di interesse, sempre dal punto di vista delle multinazionali internazionali, è quella dei rifiuti. Già 30 anni fa in questo territorio hanno scaricato rifiuti tossici provenienti da tutta Europa, perfino dalla Russia, ma ancora oggi potrebbe esserci, perché ci sono scorie radioattive che devono essere collocate, un interesse da parte delle multinazionali che controllano la gestione dei rifiuti tossici. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare. Un sesto interesse, una sesta area di interesse delle multinazionali, che è quella della ricerca scientifica. La ricerca scientifica applicata nel nostro territorio significa andare a tentare di trovare soluzioni a forme di malattie che sono le più difficili da gestire, per esempio la questione della xylella per quanto riguarda il campo vegetale, ma ultimissima anche quella di questa storia della mucca pazza, che ha raggiunto in questo territorio una percentuale elevatissima in rapporto alla Puglia e in rapporto anche all'Italia. Infatti abbiamo 9 casi su 1 milione. Contro 1,7 casi su 1 milione delle altre province pugliesi. Qui c'è un vero e proprio disegno di tipo economico. Io non so se c'è una mente unica che ha pensato tutto questo, ma tutta una serie di cose ci fanno pensare che c'è una convergenza rispetto a questa direzione. Lavoro fisso in Italia, ma bacio il crocifisso in Italia.
Quali sono gli obiettivi di questo movimento che si sta creando? Gli obiettivi sono semplicemente quelli di costruire la nuova classe dirigente, i nuovi ricchi del futuro, ma nel frattempo noi dobbiamo aprire gli occhi e cercare di capire qual è il criterio di giudizio nei confronti di queste cose. Si incrementano i beni comuni, si incrementano i valori, la comunità, oppure i cittadini diventano più poveri e c'è più sofferenza? A naso mi sembra che i beni comuni andranno a farsi fregare. La xylella è stata quasi certamente importata nel territorio salentino da 10 anni, ha fatto i suoi danni evidentemente, ha creato questa situazione di disseccamento degli alberi di olivo insieme ai funghi tracheomicotici e tantissime altre problematiche dei suoli, ma la xylella però era un cavallo di Troia che doveva aprire l'accesso ai fondi europei, quindi ha già svolto il suo compito, quello della xylella, quello di creare l'attenzione e quindi il flusso economico finanziario nei confronti della ricerca barese. In questo caso, o comunque di chi fa a gara adesso, perché mi dicono che in alcuni territori ci sono agronomi che fanno a gara per poter segnalare a Silletti la presenza di disseccamenti e dunque di possibili xylelle. È evidente che lo segnalano perché c'è la possibilità di fare soldi. Noi pensiamo che gli incendi di ulivi sono mirati e mireranno proprio ad accrescere la sensazione di abbandono da parte dei contadini, che non c'è più nulla da fare e che non resta che incendiarsi. Anche qui abbiamo indicazioni di persone che vanno dai contadini a dire: se bruci un albero di ulivo secolare avrai 300 euro dallo Stato. Per esempio anche la questione delle multe che vengono fatte alle persone sono significative di un clima di abbandono o di resa da parte dei cittadini e questo non fa bene. Tutti ci saremmo aspettati invece che gli alberi d'ulivo malati dovevano essere curati e invece no, non sono stati curati, vengono abbattuti o bruciati. Quali sono le azioni che la cittadinanza attiva e i cittadini informati possono fare per cercare di contrastare questo piano che, tra virgolette, voglio definire un piano criminale? Il primo è quello di dare una più ampia e corretta informazione e di controinformazione, sarebbe il caso di dire, perché se noi guardiamo i quotidiani ci accorgiamo invece che la maggior parte di questi quotidiani salentini hanno sposato la linea invece di uno sviluppo di quel genere che abbiamo definito. La seconda azione che noi come cittadini possiamo fare è quella di costruire delle alleanze. Le alleanze non possiamo costruirle con la classe politica, perché la classe politica ormai è fortemente contaminata e ha scelto di andare nella direzione di quel modello di sviluppo che distrugge i beni comuni, che trasforma cioè beni comuni in interessi di tipo economico-finanziario. E le alleanze le possiamo costruire con i soggetti più creativi o più capaci di sognare, che sono gli artisti, sono i giornalisti d'inchiesta, sono i cittadini attivi, i volontari, le associazioni. La terza azione è l'avvio invece di vertenze e di numerose vertenze che vanno a coinvolgere il Tribunale Amministrativo Regionale, il Consiglio di Stato, la Corte Europea di Giustizia. Useremo la guerriglia legale e andremo avanti fino in fondo, perché loro devono sapere, chi porta avanti questo piano, che qui in questo territorio c'è della gente che crede nella democrazia. E appunto questo forse è l'ultimo messaggio che si può dare. Noi stiamo lavorando non soltanto per difendere gli alberi di ulivo, il nostro territorio, la bellezza di questo territorio, ma stiamo lavorando per difendere la democrazia e un'idea di sviluppo che va nella direzione dei beni comuni.